Siamo con Bacaro, il giocatore che ha deciso questa partita vibrante, avvincente. Insomma, siete stati sotto nel punteggio per tre quarti di match, poi però siete rimasti concentrati, nonostante la tattica sembrava un po' passiva, soprattutto per il fatto di non riuscire a contenere il loro portiere. Alla fine però avete avuto ragione voi. Ma diciamo che il gioco loro, giocano anni con questo portiere, sembra di essere sottotono, ma loro rallentano il gioco ed è difficile, giocano veramente bene. Lion, a parte un portiere eccellente sotto i pali, però è anche molto bravo con i piedi, quindi era difficile anche recuperare questa palla. Forse per la prima o la seconda volta anche col Corigliano siamo stati in partita e questo ci dà l'opportunità di poter decidere con una giocata, con un tiro, ma negli ultimi minuti soprattutto. Magari nelle prime partite siamo stati un marcatore troppo dilagato e non ci ha dato neanche l'opportunità, sia col portiere che in gioco, di riprendere la partita. Oggi, anche dopo tanto tempo, penso che un pizzico di fortuna, un po' più di orgoglio, che ne so, ci ha aiutato anche a poter vincere questa partita e ridarci quel morale che un po' era rimasto un po' giù, un po' testa bassa dopo tante sconfitte. Però siamo un'altra volta in palio, il campionato è ancora aperto, volendo possiamo anche riprendere questa Coppa Italia, però piano piano godiamoci questo momento che era da tanto che non arrivava. Siamo con mister Capurzo, insomma una partita molto sfortunata da parte della sua squadra che è stata sopra nel punteggio per tre quarti di match, poi negli ultimi 5 minuti insomma siete stati traditi dagli episodi. Sì, diciamo che quando il Latina è venuto su con il portiere di movimento abbiamo anche difeso bene, c'è stata questa situazione, questo rimpallo che è andato a sfavore, abbiamo preso questo 3-3, 4-3 è una chicca balistica di Bacaro che ha messo questo tiro, oserei dire, imparabile su una mancata pressione da parte di Vampeta. Peccato, perché la partita è stata giocata bene da tutte e due le partite, da tutte e due le squadre, volevamo vincere sia noi che il Latina, ma purtroppo è un'annata così. Abbiamo tra virgolette tirato il collo ai pochi giocatori che avevo a disposizione, ma che senza 4 giocatori non è facile. Però ecco, onore a Latina, ci ha creduto fino in fondo e complimenti a loro per la vittoria. Mister Giampaolo, insomma una partita che definire sofferta è poco, siete stati sotto nel punteggio per tre quarti di gara, soprattutto sembrava una condotta quasi passiva nel non riuscire a contenere queste sfuriate del loro portiere. L'aveva studiata così questa gara? No, noi sapevamo che Lion è un portiere di livello internazionale, oltre che tutto il Bologna, quindi sapevamo che loro facevano questo tipo di gioco, abbiamo aspettato il momento giusto per chiudere, per pareggiare. Siamo stati bravi e al tempo stesso quelle situazioni dove la palla gira nel modo giusto, quindi la partita era stata preparata così. Oggi abbiamo vinto e quindi può sembrare che abbiamo fatto tutto giusto. In realtà a volte si fanno degli errori anche nelle vittorie, si fanno delle cose buone anche nelle sconfitte. Tante belle notizie però, il ritorno di Lucas Maina subito decisivo dopo una lunga assenza, dalla prossima giornata ci sarà anche Battistoni, insomma si può ricominciare con ottimismo. Lucas Maina è un talento, qui a Latina lo conoscete tutti molto bene, Vinicius Bacaro è un campione, quindi abbiamo sicuramente due pivot che possono mettere paura un po' a tutte le squadre, ma noi adesso con una vittoria non ci cambia nulla, cambia soltanto sul piano dell'entusiasmo, dobbiamo lavorare tanto le prossime settimane, sabato ci aspetta una partita difficilissima a Napoli, quindi la vittoria ce la prendiamo, siamo felicissimi, ma dobbiamo lavorare tanto. Lucas Maina, dopo una lunga assenza, subito decisivo, quanto sei mancato a Latina e quanto la rapidità è mancata a te? Sì, oggi sono 5 mesi e mezzo dall'intervento e è venuto a vedermi Tucciarone, il medico che mi ha fatto l'intervento, e tanta gente che mi ha aiutato quando io non potevo camminare, quindi la prima dedica va a loro e soprattutto a Lucio Avelino, che dal momento dell'infortunio è stato a fianco a me come un fratello. Quindi sono contentissimo del rientro e del risultato. Quindi penso che le ho dato un qualcosa alla squadra, un piccolo contributo che ci mancava. Insomma, una serata perfetta. Premio di migliore in campo che ti è stato appena consegnato. Sei stato decisivo, è arrivata la vittoria negli ultimi secondi. Adesso possiamo dire che inizia un altro campionato per la Rapidò. Sì, la cosa che magari
questo inizio di campionato non ci ha dato era quella spinta di giocare da Latina, no? Di lottare, di non mollare mai, e quindi penso che oggi lo abbiamo fatto anche stando sotto da un gol. Quindi che sono contentissimo di questa faccia della squadra, di non mollare mai fino alla fine, e questo ci ha pagato.